Buongiorno a tutti. Benvenuti al consueto appuntamento del Santo della Settimana. Oggi vi parlerò di San Francesco Saverio. Francesco, corrispondendo alle attese dei nobili genitori, si era laureato nella prestigiosa Università parigina. Condivise la stanza della pensione con Pietro Febvre, che diverrà come lui gesuita, e con Ignazio di Loyola. Il giorno dell'Assunzione del 1534, nella cripta della chiesa di Montmartre, Ignazio di Loyola e altri cinque compagni si consacrarono a Dio, facendo voto di assoluta povertà, e decisero di recarsi in Terra Santa per iniziare proprio lì la loro opera missionaria, mettendosi comunque a completa disposizione del Papa. Ordinati sacerdoti a Venezia e sfumate le prospettive della Terra Santa, presero la via di Roma, dove Francesco collaborò con Ignazio alla redazione delle Costituzioni della Compagnia di Gesù. A 35 anni ebbe inizio la grande avventura per Francesco. Su invito del re del Portogallo, egli venne scelto come missionario e legato pontificio per le colonie portoghesi nelle Indie orientali. Goa fu il centro della sua intensissima attività missionaria, che si irradiò per un'area talmente vasta che avrebbe dell'eccezionale anche con gli attuali mezzi di comunicazione. In 10 anni percorse l'India, la Malacca e altre isole ancora allo stato selvatico. Dopo 4 anni di attività missionaria in quelle isole, tagliato fuori dal mondo civile, si imbarcò su di una giunca per il Giappone, dove, tra difficoltà immense, stabilì il primo presidio dei cristiani. Il suo zelo non conosceva soste. Dal Giappone già mirava alla Cina. Riprese il mare, raggiunse Singapore e fu a 150 km da Canton, il grande porto cinese. Nell'isola di Shao, in attesa di una imbarcazione che lo portasse in Cina, cadde gravemente malato. Era con lui un giovane cinese che gli faceva da guida. Morì in riva al mare il 3 dicembre del 1552, a 46 anni, stroncato dalla febbre. Fu sepolto a Goa e la reliquia del suo braccio destro a Roma. Aveva amministrato il santo battesimo a oltre 30.000 convertiti. San Francesco Saverio è patrono di missioni e missionari, di marinai, di turisti e chiunque fa lunghi viaggi per il mare. Grazie per il cortese ascolto, buona giornata a tutti e arrivederci alla prossima settimana.